E vattai a tutti, ciurma, e benvenuti da Giochino in questa fantastica intervista tripla. Godetevela tutta. Ringrazio Henry e Dave per aver fatto questo video insieme a me. Nome: Davide. Mariangela. Enrico. Nickname su YouTube: DVD992. Giocherina. Prima Skyline The Best 89, adesso Henry Skyline, anche se non faccio più video da un po'. Età: 25. Ahimè, il 24 giugno saranno 27. 29 appena compiuti, sono un vecchio. Da quanto tempo vi conoscete? Con Harry ci conosciamo dal dicembre 2012, con Mari dal gennaio 2013. Da diversi anni, effettivamente, non mi ricordo proprio la data precisa, però credo di averli conosciuti fra tipo il 2012-2013, una cosa del genere. Con Mari Giocherina da circa 7 anni, perché ricordo che era il 2011 che l'ho sponsorizzata per la prima volta sul mio canale, con Dave o l'anno successivo, 2 anni dopo, quindi con lei sono quasi 7 e con lui sono 5 o 6. Un pregio degli altri due. Entrambi sono dei nerdaccioni come me. Sicuramente quello di entrambi è la simpatia, però principalmente penso che un loro pregio sia quello di poter essere definiti veramente buoni amici. Un pregio di Dave sicuramente come dire, l'entusiasmo. Tutte le volte che magari chattiamo, che ci si propone qualcosa, si fa e si briga, lui sempre sì, ci sono, quindi è un entusiasta incredibile. Mari invece è molto sportiva, nel senso che per esempio alcune battute magari sulle tette, su queste cose qua, altri YouTuber magari non le fanno o ho visto gente che si scandalizza, invece lei no, lei proprio ha le battute come se non ci fosse, quindi è sportiva su queste cose. Ed è apprezzabile. Un difetto degli altri due. Harry parla fino allo sfinimento di macchine e Mari non risponde quasi mai ai messaggi su WhatsApp. Difetti. Dave, quando ci si mette, manda dei messaggi vocali su WhatsApp veramente lunghissimi. Non so se può essere definito un difetto, effettivamente. Harry penso sia molto poco paziente. Che siamo troppo lontani per poterci frequentare come mi piacerebbe. Chi di voi tre è il più paziente? Credo io, ma penso di giocarmela con Harry. Ecco, appunto, parlando di pazienza, guarda caso, penso che quello meno paziente fra di noi sia proprio Henry, però forse se la contende con Ah, Dave. di sicuro non io. Forse Mari. Forse lei è la più paziente fra i tre. Però, secondo me, ci incazziamo tutti e tre. Chi è il più simpatico? Tutti e tre. Anche in questo caso Henry e Dave se la contendono. Chi è il più simpatico? Minchia. Beh, Mari fa delle facce nei video che tante volte ti fanno scompisciare. Di sicuro non sono io, perché davanti alla telecamera sono un po' più legato di loro due, quindi di sicuro non sono io. Forse Mari, ma sono indeciso con Dave. Chi è il più vecchio? Harry. Vecchiaccio! Il più vecchio, mi dispiace definirlo così, è proprio Henry. Il più vecchio io, ovvio, cioè sono l'anziano del gruppo. Chi è il più sexy? Ovviamente io, no, scherzo, senza dubbio Mari. Il più sexy è sicuramente Dave. È il più sexy, c'è neanche da domandarlo, Dave. Tutta la vita Dave. Chi è che si arrabbia più facilmente ai videogiochi? Dei tre penso io, ma me la gioco sempre con Harry. Qua ritorniamo sulla questione pazienza. Penso che se la contendano Harry e Dave, anche se certe volte pure io, ragazzi, posso perdere abbastanza le staffe. Io di sicuro sono incazzevole veramente tanto. Mi passa subito, ma di sicuro sono quello che si arrabbia più facilmente. La tua più grande paura? Perdere Morire. le persone che amo. Il vomito mio o di altri è una cosa che proprio mi terrorizza, non mi fa solo schifo, mi terrorizza proprio. Sei fidanzato? Sì. 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 Da quanto tempo? Quasi 9 anni. Il 10 giugno saranno 3 anni. Ad agosto saranno ben 10 anni. Chi ha fatto il primo passo? Entrambi. Questa cosa è un po' difficile da dire, ma soltanto perché la nostra storia è iniziata in maniera un po' strana. Io. Che cosa hai fatto per attirare la sua attenzione? Messaggiavo con lei tutto il tempo. Lui per attirare la mia attenzione sicuramente è stato estremamente dolce e molto paziente.
non potete capire, ragazzi, perché non vi posso stare a spiegare tutti i retroscena, insomma, ecco. Ho fatto una sorta, che poi non lo era, una sorta di derapata seguita da una sgommata con la mia vecchia Fiat Punto, poverina, come l'ho maltrattata, così, per fare lo scemo. Però ho cercato di farmi notare in quel modo. A che età hai iniziato a videogiocare? A circa 6-7 anni. Credo di aver iniziato a giocare attorno tipo agli 11-12 anni. L'età precisa non me la ricordo. Fine dell'elementare, quarta, quinta elementare, più o meno. Il tuo primo videogioco? Qualche gioco su PC, ma il vero e proprio videogioco è stato un gioco di macchine di cui non ricordo il nome, su PS1. Battle Arena Toshinden, regalo da mio cugino. Il mio primo videogioco è stato uno sparatutto, per come fossero gli sparatutto negli anni 90, western, che si chiamava Outlaws ed era fatto, me lo ricordo ancora, dalla LucasArts e aveva una decina di armi, compresi i pugni, era molto carino, con la grafica tutta cartone animato. La tua prima console? PS1. L'adoratissima PlayStation, la 1. Il Game Boy Color. Il tuo gioco preferito su di essa? Metal Gear Solid. Difficile a dirsi, penso ai giochi di Crash Bandicoot. L'amore non conosce età. La console su cui conservi i ricordi migliori? Xbox 360. Anche qui difficile a dirsi, ma penso che azzarderò PlayStation 2. Lei è stata una storia lunga e stupenda. I miei ricordi migliori sono senz'altro qui. Il primo videogioco che ti sei comprato con i tuoi soldi? Beyond Good and Evil. Mi dispiace deludervi, ma questo proprio non me lo ricordo. Tristissimo. Me lo ricordo come se fosse ieri. Andavo alle medie ed è stato Pokémon Oro per il Game Boy Color. Vabbè, lasciamo stare che questa è la scatola per 3DS. Costava 90.000 lire all'epoca e dopo essermele messe da parte, dopo un bel po' di paghette dei miei nonni, ok? Ho detto a mia madre, dai, me lo vado a comprare. Lo vendevano all'allora Coop di Avigliano, in provincia di Torino. E lei mi fa, aspetta, perché se vedono un ragazzino delle medie con tutti quei soldi, ti chiedono dove li hai presi e magari manco te lo vendono. Te lo vado a comprare io domani. Le ho dato i soldi e lei il giorno dopo è andata e mi ha comprato Pokémon Oro. Quando l'ho trovato a casa ero felicissimo. È stato il mio primo acquisto. L'ultimo videogioco che hai comprato? Sea of Thieves e God of War. L'ultimo che ho comprato è stato Gravity Rush per PlayStation Vita e ormai stanno sparendo i giochi per PlayStation Vita. Il gioco su cui hai passato più ore? Credo Batman Arkham Knight. Sembrerà assurdo, ma penso proprio sia Prince of Persia Le Sabbie del Tempo per PS2, perché l'avrò rigiocato almeno una decina di volte. Ed ora decidere tra Pokémon Cristallo e Need for Speed Underground 2. Sinceramente, questi credo siano quelli a cui ho giocato di più, ma tra i due non saprei qual è quello su cui sono stato più ore. La tua saga preferita? BioShock. La saga preferita, adesso se ci concentriamo su PS2, penso di poterti dire la saga di Jack, cioè Jack and Dexter. Se chi mi conosce non l'avesse ancora capito. Non è scattata. Il tuo capitolo preferito di quella saga? BioShock Infinite. Credo il terzo. Beh, che domande. Assassin's Creed 2. Il capitolo di quella saga che ti è piaciuto di meno? BioShock 2. Quello che mi è piaciuto di meno, il primo. Mi è piaciuto di meno solo per il personaggio, Assassin's Creed 4 Black Flag, anche se l'ambientazione era veramente figa con i pirati. Gioco online o offline? Entrambi. Entrambe le cose, perché no? Al 95% gioco offline, online solo in cooperativa. Mi piace la cooperativa, il versus non mi attira. Il tuo genere preferito? Quasi tutti i generi, non ne ho uno proprio preferito. Anche qua difficile, mi piacciono diversi generi, ma ti posso per esempio dire l'action o l'adventure. Come genere avventura barra azione, magari con qualche elemento di RPG, personalizzazione, queste cose qua. Il videogioco che ti ha fatto ridere di più? Credo Deadpool. Credo sia stato proprio Portal 2, perché quel gioco c'ha delle freddure che sono veramente spettacolari. Dead Island, ma non tanto per il genere in sé, quanto per le sessioni di gioco che ci siamo fatti con Dave e con un altro ragazzo che faceva video su YouTube, e lì ci siamo veramente ammazzati dal ridere. Il videogioco che ti ha commosso di più?
Ori and the Blind Forest, Life is Strange, The Walking Dead, Gears 2 e 3. Mamma mia. Anche qua difficile, ce ne sono stati diversi che mi hanno commosso molto, ma penso di aver pianto lacrime molto amare con Life is Strange e Life is Strange Before the Storm. Tra tutti quelli che ho giocato, Final Fantasy X, tra trama, situazioni particolari, ok, è sicuramente quello che mi ha commosso di più. Il videogioco che ti ha fatto arrabbiare di più? Il primo Dark Souls e Bloodborne. Ultimamente The Last Guardian mi ha fatto smadonnare non poco. Budokai 2 per PlayStation 2. Torneo Tenkaichi di me! Racconta un aneddoto divertente delle tue sessioni di gioco. Allora, una volta stavo giocando a Bloodborne, ero all'inizio ma un bel po' avanti però. A un certo punto è saltata la luce a casa, ho riattivato tutte cose, ho acceso la console, mi aveva cancellato i salvataggi, credo pure che mi abbia dovuto reinstallare il gioco, non ho capito perché, c'era stato forse un errore di sistema. Lì non ho bestemmiato, ma ho riso come un pazzo, non ho capito nemmeno io il motivo. Da quel momento l'ho etichettato come momento più divertente del momento. Anche per esempio quando gioco da sola, comunque vengo sempre molto coinvolta da quello a cui sto giocando, per cui magari sono lì che comunque, che ne so, mi emoziono, mi sorprendo, faccio tipo non ci posso credere, anche se sono da sola. Mi ricordo che una volta stavo giocando a Pokémon Giallo, ho catturato Articuno, che era tutto il pomeriggio che ci provavo, e l'ho finalmente catturato nel bagno di un ristorante cinese. Perché ero lì con i miei e a un certo punto ho dovuto andare in bagno, mi sono portato il Game Boy, mi sono messo a giocare e mentre ero lì seduto ho catturato Articuno. Ho dovuto trattenermi dall'esultare. I DLC sono il male dei videogiochi? Assolutamente no, anzi arricchiscono l'esperienza di gioco. Non so se possono essere definiti tali, però io li trovo abbastanza fastidiosi, nel senso che bisogna comprare cose a parte, cioè non condivido molto. I DLC non sono il male dei videogiochi, ma devono essere pochi, quindi non 1000 DLC a 1,99€ l'uno, e soprattutto devono essere ben fatti, quindi quando ho magari un'espansione della storia e insieme mi ci metti delle armi nuove mi sta bene. Magari quei pacchettini minuscoli di armi venduti veramente a 1€, 2€, quelli sono delle cavolate, quelli sono il male dei videogiochi. Quando sono espansioni invece no, e però devono anche avere un prezzo accettabile. Che ne pensi delle remastered? Che sono una manna da cielo per recuperare i titoli mai giocati in passato. Che sono una buona cosa, specialmente per le persone nostalgiche come me. Le remastered sono una bella cosa per chi magari vuole rigiocare giochi che ha giocato magari da qualche anno o da tanti anni, tipo una decina d'anni, cose così. Oppure sono buone per chi ha cominciato magari da poco a videogiocare e ha una console delle ultime e può recuperare vecchi classici di altre console. Ad esempio io consiglio tantissimo ai giocatori più giovani Final Fantasy X perché c'è la sua remastered su PS4. Un personaggio dei videogiochi con cui andresti a letto? Allora, dalla saga di Mass Effect, Lia Razzoni e Tali Zoravas Normandy. Nathan Drake. Sì, mi imbarazzo. No, Cristy Monteiro di Tekken. Bella, sexy, c'ha questo stile che è fantastico. Tizia, è proprio bella. Oltre ai videogiochi, quali sono le tue passioni? Film, fumetti e serie TV. Mi piace molto l'ambito dei video in generale, quindi girare video, editare video. Mi piace molto anche la fotografia. Film o libri? Film. Mi dispiace dire film, perché vorrei leggere di più. Sono pigro, preferisco guardare i film, i libri che ho letto pochi. Cartoni animati o fumetti? Entrambi. Anche qua difficile, porca miseria, ma dirò cartoni animati. Cartoni animati perché mi immergo di più nell'ambientazione, nella storia, grazie anche magari alle colonne sonore e al doppiaggio vero e proprio, in cui puoi sentire proprio le intonazioni della voce. Fumetti magari sono più descrittivi, riesci a cogliere meglio alcuni dettagli, però in generale preferisco i cartoni. Tre cose che non devono mancare in un videogioco. Trama, colonna sonora, un gameplay solido. Una bella storia, dei bei personaggi, tante grandi emozioni.
una trama bella, diciamo, interessante, figa, quello che volete, ma una bella trama, un'ambientazione ben realizzata e stimolante che ti voglia anche magari a esplorare un pochettino, e dei personaggi che reggano i due punti precedenti. Hai tre desideri da esprimere. Quali sono? Soldi, soldi, soldi. Ottima salute per me e per tutte le persone a cui voglio bene, familiari, amici. Soldi per non avere continuamente i conti da fare a fine mese per decidere se comprarti o no in più un pacchetto di patatine, e visitare Kanto Yoto dei giochi Pokémon. Tre cose da provare assolutamente prima di morire. Viaggiare il più possibile, imparare una seconda lingua e scrivere un fumetto tutto mio. Tre cose non saprei perché non sono una persona molto avventurosa, magari posso dirtene una. Penso che personalmente uno almeno una volta nella vita dovrebbe lanciarsi dall'aereo col paracadute. Guidare un'auto sportiva tipo Ferrari, visitare magari una località che ti appassiona, tipo per me sarebbe il Giappone, e una pacca da Antonino Cannavacciuolo. Il protagonista dell'ultimo videogioco che hai giocato è il tuo alleato in un'apocalisse zombie. Chi è? Il mio pirata di Sea of Thieves. Ultimamente non sto giocando molto, però avevo ripreso Kingdom Hearts 2, per cui vai Sora, andiamo col tuo Keyblade a fare fuori tanti zombie. Shay Patrick Cormac di Assassin's Creed Rogue. Ma sono messo abbastanza bene, dai. I tuoi youtuber preferiti? Toby, Farenz, Player Inside e quei due sul server. Ti butto lì Markiplier, che è uno youtuber americano, Yotobi e Marco Merrino. Tra tutti Yotobi, e soprattutto col canale di gaming, e Farenz per il fatto che è molto spiccio e molto, molto diretto. In coda ci sono logicamente Jim, perché i suoi unboxing mi piacciono veramente un casino, e poi Dario Moccia, che parla non proprio di videogiochi ma di fumetti, però anche lui in maniera molto diretta e molto, molto popolare, diciamo, come fa Farenz con i videogiochi. Tipologia di video preferita su YouTube? Direi quasi tutti, non ho proprio una tipologia preferita, ecco. Se sono cortometraggi, molto apprezzato. Mi piacciono anche molto quei video che sono tipo esperimenti sociali per vedere come reagiscono le persone, robe del genere. E anche i video comici che mi fanno ridere, ovviamente. Mi piacciono molto gli unboxing di limited edition, di console, eccetera, e i video collezione, cioè dove magari qualcuno mostra la sua collezione di giochi. Tipo gli ultimi che ho visto sono stati quelli dei Player Inside, e poi Dario Moccia quando a Natale ha fatto il video della sua collezione di giochi PS1. La tua stagione preferita? Inverno. Estate. Le stagioni in cui comincia e fa caldo, dove inizia a fare freddo e fa freddo non mi piacciono, quindi primavera ed estate. Mare o montagna? Montagna. Montagna, tutta la vita. Il mare. La montagna è bella ma solo da farci la giornata, per fare le vacanze il mare. Città o provincia? Entrambi. Provincia, la città è molto caotica, mi stressa troppo. Provincia, la città, le grandi città tipo Torino, Roma, Milano, queste qua sono troppo caotiche per i miei gusti. Ti definisci una persona nostalgica? Sì, molto. Purtroppo, sì, sono abbastanza nostalgica. Nostalgia canaglia potrebbe essere la canzone della mia vita. Ti spaventa invecchiare? Non troppo. Non mi soffermo spesso a pensare a questa cosa, ma penso che tutti siano un po' spaventati dall'idea di invecchiare, quindi un pochettino sì. E in effetti sì, soprattutto magari l'anzianità proprio, la mezza età non tanto, ma l'anzianità, quando magari arrivano gli acciacchi e queste cose qua, e quello sì, un po' mi spaventa. Che cosa ne pensi dei social network? Che ormai fanno parte di noi, e anche involontariamente oserei dire. Che un pochettino ci stanno rovinando la vita, da diversi punti di vista. Il problema di social network non è il social network in sé quanto le persone che li frequentano. C'è forse veramente troppa libertà di parola, e quando scorri magari la homepage di Facebook, per forza di cose sei costretto, perché ti passano davanti agli occhi, a leggere delle cose e ti capita di dirti: ma che cacchio dici? Hai mai visto un porno? Assolutamente sì. Questa domanda che c'entra? No, assolutamente no. Ok, su. L'arma più inutile che hai mai visto in un videogioco? Quella cazzo di pistola plasma dei Grant in Halo. Mio Dio, lo schifo.
Non penso di aver mai visto armi inutili nei videogiochi che ho giocato, quindi non te lo so dire. Il bastone di Prince of Persia Spirito Guerriero, che si trova appena arrivati sull'isola, è inutilissimo, ha un danno veramente idiotissimo e dopo tipo due passi effettivi trovi una vera e propria spada. Quindi a cos'è servito? Non lo so. La tua tipologia di arma preferita? Allora, il Keyblade di Kingdom Hearts, tutte le armi della saga di Bioshock e il Lancer di Gears of War. Le spade mi piacciono tantissimo, specialmente le spade tipo medievali, sapete, tipo gli spadoni, sono una cosa pazzesca. Ma anche un bel fucile a canne mozze ci può stare. La mia preferita è le spade, il migliore equilibrio tra potenza e velocità di attacco. Un personaggio dei videogiochi che vorresti come maestro? Il maestro Ezio Auditore. Lara Croft, ovviamente, mio idolo sin da quando sono piccola. Ezio Auditore. Un universo videoludico in cui vorresti vivere? Kingdom Hearts. Quello di Kingdom Hearts, assolutamente. L'Akanto e l'Johto dei giochi Pokémon, specialmente quelle riprodotte in Pokémon Oro Heart Gold / Argento Soul Silver. Veramente spettacolari. Che cosa ne pensi delle Limited Edition? Una sola parola. Mua! Che sono una cosa meravigliosa. Sono belle, anche se ultimamente sta diventando un po' ridicola la moda delle Day One Edition o delle Limited Edition che si trovano magari solo al Day One e che magari contengono un codice per un capello in più del protagonista. Quelle migliori o come le facevano qualche anno fa erano molto più belle. Ne hai mai comprata una? Assolutamente no! Sì? E come se ne ho comprate? Date un'occhiata ai video del mio canale. Se sì, qual è stata la prima? Lei, amore a prima vista. Mua. La prima è stata la Collector's Edition di Assassin's Creed 3. La mia primissima Limited Edition, ce l'ho qui dietro e non ho voglia di tirarla fuori, è stata la Limited Edition di Need for Speed Carbon per PlayStation 2. All'epoca, siccome non c'erano i DLC da scaricare, aveva le auto in più inserite all'interno del gioco ed era solo in inglese. La parolaccia che dici più spesso mentre giochi? Credo che sia proprio... Vado a prendere il vocabolario e te lo dico. Saluta la folla. Ciao belli! Ciao a tutti ragazzi, grazie per aver visto l'intervista. Ciao a tutti ragazzi, è stato veramente un enorme piacere fare questa intervista tripla con questi due suonati qua. Quindi niente ragazzi, questo video termina qui, io vi ringrazio, vi invito a lasciare un bel like, un commento, magari rispondete anche voi a qualche domanda qui sotto. Grazie a tutti, un bacione e wattè a tutti ciurma da giocherina, ciao!